Ciao a tutti, bentornati qua su Realpolitics. Obiettivo di oggi è uno e uno solo: sviluppare le tech che servono per guadagnare due soldi in più. Me lo state dicendo tutti da giorni, ma io non sono mai senza soldi, sono sempre senza soldi. E quindi, posto che magari se riuscissimo ad occupare il resto della Tunisia non sarebbe male, l'obiettivo di oggi è sviluppare quelle dannatissime tech e magari combattere ancora qualche terrorista. Partiamo da questi, visto che le tech temporaneamente sono ben lontane. Allora, il primo attacco terrorista l'abbiamo sventato la volta scorsa. Uno, non ce la faremo mai a sventarlo, che è questo qua. Quindi cerchiamo di fermare il secondo. Non ho ancora capito se questi attacchi terroristi saranno contro di noi o contro le nazioni che posseggono la provincia. In questo caso stiamo combattendo in Irlanda settentrionale. Rifacciamo un fronte sicuro. Diciamo che abbiamo un po' fretta. Conquista delle strade. Il nemico ha rinunciato. Bene. Se riuscissimo a fare, anche perché ho visto la volta scorsa che tendono a rinunciare abbastanza in fretta anche a battaglie che potrebbero vincere in fretta, quindi potrebbe essere il modo migliore per combattere i terroristi, fare una specie di rush, che non capisco se dipende da un bug o da cosa. Ah, sono riusciti a rallentarci, ma non è importante, non è importante. Vediamo se riusciamo a conquistare questa città chiave. Dai, rinunciate, non rinunciate, rinunciano. È palesemente un bug, comunque. Conquistiamo le linee di rifornimento. Loro fanno guerriglia. Probabilmente l'unico modo per riuscire. Il giorno in cui il sole si fermò, la battaglia più cruenta della guerra si è appena conclusa. Il combattimento è stato molto intenso. Per molti soldati è stato come se il giorno non finisse mai. Gloria agli eroi, più 10 danni di guerra più 1 militarismo. 10 danni di guerra non è che sia tanto contento, anche perché ha ingenti danni di guerra, infatti. Ottiene un PIL di 3.800... Che ha sganciato una bomba atomica. Oh! Chi ha sganciato una bomba atomica? Gli Stati Uniti sul Messico. Così, in scioltezza. Benissimo. Dai, su. Chiudiamo sta partita. Ultima sfida, offensiva finale. Speriamo di farla un po' in fretta. Il problema è che anche dovessimo fare in fretta questa, l'altra non ce la facciamo lo stesso. C'è poco da fare. Dai, su. No, ma non ce la facciamo mica. Anche perché abbiamo solo il 36% di possibilità. Quindi o questi mollano. 2% di rivolta Sfax. Solo che non posso ottenere la pace, credo, contro di loro. Dai, su che ce la potete fare. Su che ce la fate. Su che ce la fate. Forse avrei dovuto danneggiarli di più prima, questo mi sembra abbastanza. Mentre questi io intanto rimpolpo già un po' le forze armate. Compriamo un altro po' di carri armati che serviranno per la prossima battaglia e un altro po' di aerei. 4 aerei, ma sì, dai. Ah, loro ce l'hanno fatta, aggiungiamo, ce l'abbiamo fatta, aggiungiamo un po' di riserve, questo dovrebbe darci un po' di bonus, bene, bene, dai, dai, su. Questa ormai l'abbiamo persa, attacco terroristico in arrivo. Ok, abbiamo vinto la battaglia contro un importante gruppo terroristico, l'abbiamo fatta a pezzi, benissimo. Questo è improponibile, annulliamo, tanto non si può fare veramente nulla. Borsa valori aperta a Singapore. Borsa valori aperta da non so chi. Punteggio meno 70 più 10 di malcontento. Però per ora non dovremmo avere altri. Certo, abbiamo 51 danni di guerra. Apri una borsa valori. Sì, lo faremo, lo faremo. Adesso me lo dicono anche gli obiettivi che devo aprire una borsa valori. UFO? Ieri sera un disco volante non identificato è stato avvistato nei cieli del nostro paese scatenando agitazione e panico. Le nostre linee telefoniche sono intasate. Cosa facciamo?
Indaghiamo, direi. Indaghiamo. Parliamo un po' di puntuazione, ma tanto ormai i fondi ne abbiamo a palate. Trattato di pace tra Stati Uniti e Messico. Però il Messico ha guadagnato punti. Si sono mangiati il Texas! E il Messico fa pezzi, si mangia il Texas dagli Stati Uniti, che sono ancora in guerra col Canada, anche se l'hanno vinta ormai. Fossero stati forse giocatori umani. Non siamo riusciti a scoprire l'origine dell'UFO. Non abbiamo niente da dichiarare alla nazione. Un terribile disastro naturale, ma che sfiga! Ha colpito una delle nostre province. È necessario prendere i provvedimenti urgenti. Dichiariamo lo stato d'emergenza per gestire la situazione. Dichiariamo lo stato d'emergenza, non possiamo farci niente. Beh, sì. Perché dovrei far non far. Ah, se io volessi rimanere una democrazia, allora non dovrei farlo. Gli Stati Uniti si sono mangiati un altro pezzo di Canada, sì. Dovrebbero pensare a riprendersi il Texas più che mangiarsi un altro pezzo di Canada. Vabbè, nascondiamo un po' di cose, ma che adesso ce ne sono un po' troppe. C'è sempre il 5% di possibilità di rivolta Sfax. Su questi programmi. Non abbiamo più in effetti. Adesso, un attimino, Tunisi la rivendichiamo. Settimi, bene, bene, un passo dal sesto posto che vale qualcosa, dal quinto posto che vale qualcosa. Ormai lo rivendichiamo anche Tunisi, quindi potremmo teoricamente dichiarare guerra. No, non voglio aggiungere, dichiariamo guerra, tanto non abbiamo un brutto livello di guerra fondaio, no? Mi sembra. No, era bassissimo, perché abbiamo anche vinto l'ultima battaglia, zero, infatti. E allora completiamo la Tunisia. Perché più 118? Perché non abbiamo la rivendicazione su Tunisi? Invece sì, e invece no. Forse non ci fa fare la. Ma l'abbiamo fatta la rivendicazione su Tunisi, e quindi. Ah, perché siamo ancora in pace. Che cretino, non ci ho fatto caso. Fino al 25/9 del 2055, avevo di 20 giorni, non succede niente, dai. Intanto rimpolpiamo un po' le forze armate. Non che serva a qualcosa, per carità, però. Ah, non possiamo in questo momento. Il trattato è scaduto. E visto che è appena scaduto il trattato, signori, è stato un piacere. Però, magari. Certo che. Ce la possiamo fare. Se segniamo tutto, almeno finiamo un po' in fretta. A parte che l'ultima volta non avevano nessuna truppa, mi sembra. Forse le han, no, le han finite col tempo. Sì, dai, veloci, senza perdere tempo nel distruggere le cose, gliele distruggeremo durante il combattimento. Rivolte carcerarie, sono stati dei disordini in una delle nostre prigioni più importanti. I prigionieri chiedono un trattamento adeguato. Ristrutturiamo le prigioni. Se si chiamano prigioni ci sarà un motivo, ma sì, ristrutturiamole. Un po' di fondi non è un problema. Rapidissimo. I nostri agenti hanno l'opportunità di causare dei malintesi nello stato maggiore del nemico. Vogliono sapere se dobbiamo procedere con l'operazione. Perché la. Dovrebbe essere nemico. Ma non ci interessa. La Filippine. Chi se ne frega delle Filippine, francamente. Dai, su. Supremazia aerea. Non hanno più corazzati. Conquista delle città chiave. Credo di potergli già chiedere in realtà la Tunisia. Poi apriremo anche noi la borsa valori, dai, tranquilli. Vediamo se posso già proporgli come pace. Ottieni provincia, Tunisi. Ah no, no, non posso ancora perché devo arrivare al 100%, giustamente, d'altronde scomparirebbero. Dai, su.
Oh, progetti per la ferrovia. Siamo sesti, abbiamo guadagnato. Allora, economia. O borsa valori, che ci permette di aprire una borsa valori e ci mettono 704. Oppure l'altra cosa che mi state consigliando e che in effetti devo fare perché produco una marea di risorse naturali con tutti i le cose che abbiamo sono infrastrutture per l'esportazione, permette l'esportazione di risorse, esportazione potenziata, meno 210 più 98 fondi mensili. Noi ne produciamo 300. Vedi quante ne produciamo? Sì. Avviamo, questo si fa anche in fretta, sì. Perfetto. Dov'è che eravamo rimasti? Dai, offensiva finale e chiudiamo l'offensiva contro la Tunisia. Poi ripareremo anche un po' di danni di guerra, va qua. Finito. Perfetto. Facciamo il trattato di pace. Gli proponiamo, ovviamente, ottieni provincia. Ovviamente è Tunisi. 35 di war score. Va bene, va benissimo. Siamo 41. Facciamo in fretta a scendere. E con questo abbiamo ottenuto la Slovenia e tutta la Tunisia. Bene, bene, adesso potremo iniziare a puntare ad allargarci in Nord Africa. Questo probabilmente ci aumenterà ancora di più le modifiche esercito. Ingenti danni di guerra, 41, stanno continuando a scendere, bene così. Solo Sfax si rivolta, non Gabes, non Tunisi, solo Sfax. Bene, 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 bene. Direi che finora è stata una partita. Allora, abbiamo detto esportazione perché noi tanto ne produciamo 352, quindi 449 meno 72 fa 350, possiamo anche esportarne 225 senza nessun problema. Avviamo pure, certo. E questo ci dovrebbe dare un piccolo bonus economico. Non mi ricordo più se abbiamo ripagato tutto il debito. Sì, perfetto. Ok, 29, tra poco dovremo tornare a posto. Chissà se questo ci farà crescere anche un pochettino il PIL, il vendere le risorse. Vedremo. Siamo ancora a 26, su. Scendiamo a livello sotto il 20, così. Perfetto. La nostra gente hanno l'opportunità di dirottare alcuni trasporti di risorse al nemico. Vogliono sapere se devono procedere con l'operazione. Ma non ce ne frega niente degli Stati Uniti, cioè non è il nemico. Bene, allora adesso andiamo subito con l'economia e sviluppiamo questa benedetta borsa valori. Che ci costa un botto. Sì, ma ormai guadagniamo maree di denaro, maree. Prossime elezioni in 1° di maggio. Borsa valori aperti in Colombia. Benissimo. Andiamo avanti con le riforme sanitarie. Che crescano anche loro. Benissimo. Punti vittorie. Siamo quinti. Benissimo. Si risale. Andiamo avanti dal punto di vista sanitario. Potrebbe essere un'idea. Poi dopo ci concentriamo lì. Oppure vediamo un po'. Burocrazia digitale. Cresce disoccupazione più 2. Statalismo. Disoccupazione meno 1. Obiettivo interventismo più 1. Ma non ci interessa particolarmente. Se no, potremmo sviluppare la rete ferroviaria ad alta velocità. Non abbiamo abbastanza fondi, ma lo faremo poi la prossima volta perché aumenta il PIL e non di poco. Mentre l'ipervelocità, di cui non abbiamo i fondi, aumenta un sacco il PIL. Costa anche un po' di mantenimento, però. Sì, ma 28.000 ce l'abbiamo tra una vita. Va bene, torniamo allora. Vediamo un po' se potevamo ridurre. Pieno di risorse. Cosa fa pieno di risorse? Punteggio più 500.
costa 500, cresce del PIL più 4. Siamo il più grande produttore di risorse del mondo? No, non importa, era una roba buttata lì. Economia ecologica. Punteggio più 5. Ah, questo possiamo farlo da soli, senza che... Buono, più 0,08 di crescita del PIL. Va bene, mi piace, anche perché in realtà ha un costo fisso, ma non ha poi un costo di mantenimento. Avviamo pure. Sì. Perfetto. Ci vorrà un po' ad averla, ma sarà un bel bonus. Ok. Il PIL sta iniziando a crescere. Guerra per l'acqua. È scoppiata una guerra per l'acqua. I più sfortunati chiedono un po' dell'oro liquido. Purtroppo nessuno se la sente di condividere in questi tempi. Dovremmo iniziare a ricrearci un blocco. Nuovo incarico sogno africano. Oh 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 oh. Cos'è sta cosa? La storia delle colonie italiane in Nord Africa è una sequela di sconfitte. È giunto il momento di rimediare agli errori passati. Conquistiamo la provincia di Tripoli. Davvero? Davvero mi stai facendo, chiedendo questo? Ah, tu sei il Tripoli, questa è la Cirenaica. Ma Tripoli è la capitale. Che palle. Come faccio ad ottenere la capitale? L'Algeria quante province sono? 3. Però una non ci confino. Saida non ci confino. Potrei prendere Sahara, questo mi potrebbe permettere di rivendicare un po' di roba. Ok. Prendiamo principale Sara, dai. Proviamoci, almeno ci serve per avere vicinanza. A parte che tra un po' credo che potremmo quasi dichiarare guerra senza... Cos'ha Malta? Combattiamo i terroristi a Malta. No, mi sono fregato da solo. Ah, vaffanculo. Che palle. Ma sono un cretino. Perché ho cliccato su sta roba? Questo mi farà di nuovo ricrescere i danni di guerra. Lo so già. Inizio. Vediamo quanti sono. Sono pure tanti. Ma dai. Questi non mollano, tra l'altro, no? Vincono pure. Conquista delle linee di rifornimento. Aggiungiamo le riserve. Non è che ne abbiamo tutte queste riserve. Operazione fallita. Sfondamento. Li riportiamo indietro. Cioè stanno vincendo loro. Vergogna. Hanno vergogna incredibile. Su Marte. Abbiamo i terroristi su Marte. Loro cercano tattiche di infiltrazione nel punto di Lagrange 1. Abbiamo ricevuto una richiesta di estradizione di un artista famoso. La rifiutiamo. Cazzo me ne frega delle relazioni con l'Irlanda. Un giorno la conquisteremo. Ho fatto una stupidaggine infilandomi a combattere questi terroristi, veramente. Solo che immagino non ci sia modo di evitarlo. Facciamo una cosa, va. Passiamo in modalità automatica. Lasciamo che siano loro a occuparsene per ora, mentre io compro un po' di... Cerco di rimpolpare un pochettino le nostre truppe. Oh, che stress. Vediamo come combatti in modalità automatica. Ci facciamo guerriglia a vicenda, a quanto pare. Bombardamento, distruzione di corazzati. Accettiamo le modifiche, sì. Meno uno di interventismo. Non importa. Bene. Quinti.
Ce l'abbiamo fatta, siamo entrati in classifica, anche se abbiamo tipo 5.000 punti meno degli Stati Uniti, ma non importa, siamo in classifica, questo è buono. Unione Centroasiatica. Gli stati dell'Asia centrale hanno proclamato ufficialmente la nascita dell'Unione Economica e Politica Centroasiatica. Ma non l'abbiamo visto già la volta scorsa, sta roba? Me lo sono sognato? Forse erano diventati alleati, mi ricordo male. La Russia, tra l'altro, ha un livello di guerrafondaio folle. E si è anche mangiato un pezzo di Bielorussia. Ma pensa te. Aggiungiamo riserve, va. Ma perché mi sono andato a impegolare in sta stupidaggine? Tra l'altro ho fatto scendere anche il PIL, ovviamente, i danni di guerra sono di nuovo ingenti, ma sono un cretino. Non mi costava niente lasciarlo a Malta, che se ne andasse a quel paese. Anche perché Malta magari prima o poi la conquisteremo anche. Ah, abbiamo anche fallito questo. Vabbè, se non altro adesso ce la stiamo un po' più facendo. Cosa possiamo fare? Blocco di Canada distrutto, non me ne frega niente, francamente. Tripoli non si può conquistare perché non è. Potrei poi ridichiarare guerra per la Bosnia, che però non riesco, a meno che non ci arriviamo facendo un giro. L'Ungheria non è nel blocco di nessuno. Non posso rendere principale nello stato? Perché? Proviamo. Abbiamo, proviamo a espanderci un pochettino anche in Europa, vediamo cosa si riesce a fare, anche perché non sembra difficile, insomma, mi sembra decisamente la cosa migliore. Ce la potremmo anche fare a vincere sta battaglia, eh. Bene, un po' di riserve aggiunte. I danni di guerra che crescono, quelli. Non mi do pace di aver fatto sta stupidaggine. Iniziare zona contro terroristi da Malta. Cambiata in 54. Eh? Ah, mi dice questo che hanno cambiato questo punteggio di guerra. Va bene. Provate a vincere invece che perdere ancora tempo, su. Sono risaliti. Guerra tra Iran e Russia? Supportiamo il Messico, perché se vogliamo salire, bisogna che il Messico faccia a pezzi ancora gli Stati Uniti. Russia e Iran. Sta vincendo l'Iran? Davvero? Grandi! Tanto tra un attimo la Russia inizia a lanciare bombe atomiche, quindi noi ce la potremmo anche star facendo, vero? Dai, ma che hanno quattro truppe, ma. Boh, diamo le riserve, così dovrebbero vincere. Benissimo. Così potremo aprire la nostra borsa valori. Quanti soldi abbiamo adesso? Non l'ho mica visto. Allora. Capitale finanziario, sotto aggiuntivi più uno, progetto di economia finanziaria. No, io volevo fare un'altra cosa, volevo. Perfetto, questo. Ipervelocità, crescita del PIL più 0,20, punteggio più 200, più 2 obiettivo di interventismo. Avvia. Costa tanto, ma non importa, ormai i fondi ne abbiamo quanti ne servono. E pensa che adesso andiamo anche. Pensate che adesso andiamo anche ad aprire la borsa valori.
come l'impressione di essermi fatto scappare la mano col tempo. Potrebbe essere un po' lungo, eventualmente poi lo taglio, non è un... Oh, abbiamo aperto la nostra borsa valori. Dobbiamo evitarci dei membri dentro. Vediamo un po'. Aggiungi un membro. La Francia. Invitiamo. Il Regno Unito. Invitiamo. Così. Competitività 10%, percentuale del PIL di uno Stato potenzialmente oggetto di trattative in borsa valori. Beh, buono. Cioè, noi siamo quelli che ci guadagniamo di più, però. E ci aggiungiamo ancora. La Russia? La Romania? La Polonia? La Svezia? La Russia non è che ci terrei tanto ad aggiungerla, perché adesso poi è sempre in guerra. Facciamo la Svezia per ora, in attesa magari che si liberino cose più interessanti. Il che ci rende 4,86%. Però vediamo se ci rende qualcosina. Apri una borsa valori. Vabbè, tanto ci ha reso quello. Su, qua se non chiudiamo veramente. Io non so più cosa dire, vorrei anche chiudere l'episodio. Niente, mi sa che lo chiuderemo qua l'episodio perché sto veramente andando molto lungo. Riprenderemo, intanto è arrivata una bomba atomica. Intanto riprenderemo la volta scorsa. Corea del Nord contro Corea del Sud? Davvero? Davvero? Sono arrivati allo scontro finale? C'è stato l'attacco terroristico e la guerra è finita lo stesso. E me lo sono andato a cercare questa cosa. Ok, mentre c'è lo scontro finale tra Corea del Nord e Corea del Sud, che vedremo la volta prossima, e mentre la Russia continua a bombardare bellamente l'Iran, perdendo però la guerra, benissimo. Ci vediamo tutti la volta prossima, sto capitolo è stato un po' più lungo, ho finalmente fatto quello che mi dicevate tutti di fare da una vita. Ci vediamo la volta prossima. E è fallito anche questo. Ciao ciao! Se il video vi è piaciuto, lasciate un mi piace e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi gameplay di Realpolitik. Ciao ciao!